dati telerilevati consentono di osservare i cambiamenti dell'uso e della copertura del suolo, ma non sempre sono in grado di fornire tutte le informazioni. In particolare, per acquisire dati qualitativi necessari per le attività di monitoraggio agroambientale, occorre integrare i dati telerilevati con le osservazioni a terra georiferite. Allo scopo di conoscere le dinamiche relative alle modifiche del territorio, le interazioni tra l'ambiente e le politiche agricole comunitarie, oltre che l'andamento delle superfici agricole e delle rese di alcune colture, il Ministero ha implementato a metà degli anni Ottanta un progetto denominato AGRIT. L'indagine AGRIT è stata concepita mutuando e adattando alla realtà agricola italiana un progetto sperimentale del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, USDA, ed è stata una delle prime indagini del genere implementata in Europa. L'indagine si caratterizza perché, anziché indagare le aziende agricole, indaga i punti georiferiti al suolo. Questo consente di garantire l'oggettività del dato, evitando le interviste agli agricoltori e ottenere stime a costi vantaggiosi. Il progetto rappresenta un'importante esperienza di integrazione delle banche dati presenti nel SIAN, in quanto mette in relazione i dati telerilevati ed amministrativi con indagini campionarie di rilevazione in campo. Sintetizzando, AGRIT è un'indagine campionaria per la produzione di statistiche agricole ed agroambientali. Come metodologia statistica applica il campionamento areale, la popolazione di riferimento è il territorio nazionale, l'unità di rilevazione è un punto georiferito, il disegno di campionamento viene definito doppio con stratificazione. Anche nel resto d'Europa e del mondo come in Italia, diverse amministrazioni, principalmente Ministeri dell'Agricoltura, Uffici Statistici Nazionali ed anche enti sovranazionali quali Eurostat, effettuano rilevazioni statistiche analoghe ad AGRIT, impiegando la stessa metodologia, ovvero quella dell'area Friend Survey. Le indagini campionarie, a differenza delle indagini totali o dei censimenti, consentono di acquisire informazioni relative a fenomeni di interesse, indagandone solo una parte selezionata casualmente dalla popolazione o da un territorio. Per ridurre il numero di osservazioni al suolo, ovvero lo sforzo dell'indagine, la selezione dei campioni dei punti da indagare avviene in due fasi. Campione di prima fase è un campione sistematico del territorio di punti posti a distanza di 500 metri sui nodi di un grigliato regolare che copre l'intero territorio nazionale, circa 1.200.000 punti per circa 30 milioni di ettari. Ogni punto è classificato mediante fotointerpretazione in una categoria di copertura del suolo. Questo campione è denominato populus. Il secondo campione, ovvero il campione di seconda fase, punti da indagare in campo, è costituito da un campione casuale di punti selezionati negli strati di interesse agricolo del populus. Con cadenza circa quinquennale, tutti i punti populus sono fotointerpretati, ovvero a partire da ortofoto aeree o satellitari a colori, avviene il riconoscimento del tipo di copertura del suolo. Lo scopo di questa fotointerpretazione preliminare è individuare le aree di interesse agricolo dove indirizzare la rilevazione a terra, escludendo le aree non agricolo. In questo modo si ottimizza l'impiego delle risorse. A seguito della fotointerpretazione, ciascun punto è assegnato ad una delle sei classi o strati: 1. Seminativi o e foraggere, 2. Colture permanenti arboree, 3. Foraggere permanenti e vegetazione erbacea naturale, 4. Aree boscate, 5. Alberi fuori foresta e fabbricati rurali, 6. Altro, ovvero zone umide o aree coperte da acqua, superfici artificiali, spazi aperti con poca o nessuna vegetazione. Una volta definito il campione di prima fase, si procede alla selezione del campione di seconda fase, ovvero i punti da rilevare in campo. Questo campione è costituito da una selezione casuale di punti scelti nei quattro strati agricoli precedentemente identificati. Pertanto, l'indagine AGRIT è condotta su un dominio geografico all'interno del quale ricadono le aree a principale vocazione agricola, pari circa al 56% di tutta quanta la superficie nazionale. Il tasso di campionamento all'interno degli strati, ovvero il numero di punti da indagare in campo, è determinato in base alla precisione che si vuole ottenere per la stima delle superfici e gli obiettivi che vengono dettati annualmente dall'amministrazione. I punti selezionati per l'indagine sono assegnati a una rete di rilevatori incaricati del sopralluogo, oltre un centinaio.
L'esatta posizione del punto da rilevare è riportata sull'ortofoto mediante un puntino. L'osservazione viene fatta sul punto che, per semplicità di rilevazione, è esteso a un'area circolare di 3 metri di raggio, intorno piccolo del punto. Dal punto di vista pratico, il tecnico in campo, applicando le specifiche regole di rilevazione, deve individuare l'uso del suolo su ciascun punto ed eseguire la stima di resa delle colture di interesse dell'amministrazione. Il sopralluogo di campo consente anche di raccogliere le informazioni rilevanti dal punto di vista agroambientale e non rilevabili mediante fotointerpretazione, ad esempio presenza e tipo di irrigazione, presenza di inerbimento, pacciamature, presenza di segni di pascolamento o di sovrappascolamento. Ciascun tecnico è dotato di tablet sul quale è installato un software che utilizza le ortofoto aeree ed un navigatore per facilitare l'identificazione del punto e guida la compilazione della scheda di rilevazione. Il tablet è collegato a un GPS ed in grado di trasmettere i dati via UMTS. I dati acquisiti in campo sono trasmessi in tempo reale al server del SIAN, che verifica la coerenza delle informazioni e, se approvati, li invia all'elaborazione statistica. La flessibilità della metodologia consente di aggiungere dei moduli di rilevazione ad hoc per l'osservazione di specifici fenomeni di interesse. Nel 2011, per esempio, per monitorare il contenuto di carbonio organico dei suoli agricoli italiani, il Ministero, avvalendosi di Agrit, quale strumento di rilievo, ha richiesto di prelevare dei campioni di suolo su dei punti selezionati in due regioni. Lo stesso modello di indagine, ovvero sia di rilevazione dei suoli, ma logicamente fatto con un dettaglio minore, viene attuato in tutta Europa da un'indagine europea condotta da Eurostat denominata LUCAS. I campioni di suolo prelevati in campo sono stati poi analizzati dal CREA, Istituto di Ricerca del Ministero. Dallo studio dei dati raccolti emerge che, nell'ottica della sostenibilità economica ed ambientale, una maggiore attenzione deve essere riservata alla scelta degli avvicendamenti culturali e dalle tecniche agronomiche maggiormente conservative. Le stime di superficie delle rese agricole Agrit sono pubblicate sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a partire da fine giugno. La tempestiva pubblicazione delle stime consente agli interessati, ovvero agricoltori, commercianti, gli operatori della filiera agricola, di valutare l'andamento della congiuntura e quindi di effettuare scelte di mercato, vendite, acquisti di merce, sulla base di dati statistici e non di sensazioni.